Benvenuti a tutti in questo canale, io sono Chris e siamo qui oggi tornati con questo nuovo video. Oggi sono qui con il primo money vlog del canale. In questa serie vi parlerò di soldi da diversi punti di vista, ma in particolar modo in quello del risparmio e delle spese, che è un argomento che coinvolge ognuno di noi costantemente, giornalmente, e quindi ho appunto deciso di trattare questi argomenti nel canale. Fatemi sapere se vi piace o meno questa idea, a me piace tantissimo in realtà, perché come disse, appena aperto il canale voglio condividere a 360 gradi quella che è la mia vita e quindi ho deciso appunto anche di condividere queste informazioni. Allora, oggi voglio parlarvi di una tecnica che ho trovato in questo libro che sicuramente conoscerete perché è molto molto famoso e se non lo conoscete vi consiglio assolutamente di leggerlo, che è L'uomo più ricco di Babilonia. L'autore è Cleason, io ho preso questa edizione qualche tempo fa, è stato uno dei 39 libri letti nel 2019, se non avete visto il video in cui parlo di questi libri andate a vederlo, lo trovate sul canale, è uno degli ultimi video fatti, quindi vi consiglio ovviamente di andarlo a vedere. Comunque sia, appunto, in questo libro viene consigliata una tecnica molto molto semplice, in realtà è proprio stupida se ci si pensa, ma è molto molto efficace, che io attuo dal momento in cui l'ho letta, e quando la lessi la prima volta ho detto: ma è davvero stupida, come ci si fa a non pensare ad una tecnica del genere, che in realtà funziona benissimo per quanto concerne appunto il risparmio, che sia giornaliero, che sia mensile. E ora appunto vado ad esplicarvela meglio, anzi inizio ad esplicarvela proprio. E questa tecnica prevede che a ogni nostra entrata economica, ovviamente, vada tolto il 10%. Fate conto, vi entrano 50 euro, il 10%, ovvero i 5 euro, vanno messi via nei risparmi. Se ci si pensa è stupidissima come cosa, sicuramente sarà venuta in mente ad ognuno di voi, sarà venuta in mente di attuarla inconsciamente, magari non avendo letto neanche questo libro, perché magari ci è stato inculcato sin da piccoli di togliere una parte da quello che ci viene dato. Ma se ci si pensa, quante volte viene fatto per ogni nostra entrata? La risposta al 99,9% è no. Provate a farlo, vi danno 5 euro, togliete il 10%. Avete tolto 50 centesimi, benissimo, non è niente, pensereste. Ma fatelo un po' per ogni entrata che avete. Quindi vi entra un euro, benissimo, 10 centesimi li togliete. Per ogni entrata, fare questo gioco vi porterà ad avere alla fine, quando andrete a fare i conti con i risparmi, un qualcosa in più sul vostro conto. Non è tantissimo? Bene, è comunque più di niente, bisogna anche ragionare in quest'ottica. Poco è meglio di niente. Poi non è detto che sia poco, perché magari avete delle entrate più proficue e quindi toglierete anche di più. Ibernando quei soldi, passatemi il termine, avrete appunto un gruzzoletto da parte che vi permetterà appunto magari di comprare qualcosa che vi interessa, un corso, un libro, un mentore, non so, un coach per qualsiasi cosa, un mese in palestra, un abbonamento a delle riviste di crescita personale, di lingue, non so, quello che vi piace, un viaggio, gli sfizi che vi piacerebbe togliervi ma che non vi siete mai tolti perché dici: no, non ho soldi, no, non ho messo niente da parte. Ma con questa semplice tecnica, quindi del togliere il 10%, che è praticamente nulla sul totale, alla fine vi porterà grandi giovamenti. Quindi io vi consiglio di attuare appunto questa tecnica, che appunto è molto semplice, anche abbastanza stupida se così si può definire, ma io vi consiglio davvero tanto di farla. E quindi fatemi sapere se la attuerete e, una volta attuata, come vi appunto sarete trovati. Da Chris per oggi è tutto con questo primo money vlog, fatemi sapere che cosa ne pensate, proviamo a raggiungere 10 like, noi ci becchiamo con un prossimo video. E se raggiungiamo 10 like a questo video, il prossimo sarà su quanto ho speso a Valencia, che è un video che voglio davvero portarvi, che sarà appunto il secondo episodio del money vlog. Da Chris per oggi è tutto, ecco il commento in descrizione, noi ci becchiamo con un prossimo video. Bella!